C'è una banca del territorio che in questa emergenza, in questa crisi, ha dimostrato il grande cuore. Ci riferiamo a Centro Marca Banca. Abbiamo voluto interpellare Claudio Alessandrini, direttore di questo istituto di credito, per parlare con lui delle azioni di sostegno inevitabili e necessarie per il rilancio anche di molte imprese di casa nostra. Sentiamolo. Oltre all'allarme sanitario, crescono i timori per le conseguenze economiche, effetti che rischiano di segnare profondamente tutto il territorio. Abbiamo intervistato il direttore di Centro Marca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia per capire le azioni messe in campo in questo periodo. In questo momento la nostra missione è quella di sostenere il tessuto produttivo, mi riferisco all'impresa, alle famiglie. Abbiamo deliberato comunque un plafond di 100 milioni di euro, ecco, da subito, per assistere i nostri clienti, i nostri soci, proprio per le esigenze di liquidità per affrontare i prossimi mesi. La nostra attività è importante se però c'è una ripartenza. Ripartenza, questa è la parola d'ordine per Centro Marca Banca, che ritiene doveroso sostenere l'economia reale che necessita di liquidità immediata. Noi abbiamo rafforzato appunto l'ufficio crediti, il laboratorio, appunto per dare risposte veloci, perché già stiamo elaborando con le imprese e appunto delle iniezioni di liquidità necessarie per affrontare questi mesi, ma soprattutto il dopo. Ma poi anche siamo venuti incontro un po' alle esigenze anche delle famiglie, mi riferisco ovviamente all'esigenza di sospendere le rate dei mutui. Abbiamo anche cercato di mettere in piedi un finanziamento a zero spese, zero interessi, appunto per favorire un cambiamento veloce anche dal punto di vista innovativo. Grande inoltre il senso di solidarietà che ha portato Centro Marca Banca a donare 50.000 euro a favore delle terapie intensive degli ospedali di Treviso e Venezia e ad avviare una raccolta fondi che ha raggiunto i 200.000 euro. Un ulteriore esempio per fare comunità anche in tempo di emergenza. È stato veramente un successo dal punto di vista della solidarietà presente nel nostro territorio. Abbiamo raccolto, siamo arrivati quasi a 250.000 euro, pensate, con oltre 1.100 donatori. 1.100 donatori che hanno donato dai 5 euro ai 1.000, no, tutti hanno lo stesso valore. Tutti hanno lo stesso valore, con un grande contributo del mondo del volontariato, delle associazioni sportive, dello sport. Quindi è stata veramente una grande iniziativa, con una grande solidarietà. Abbiamo già versato 50.000 euro agli ospedali, nei prossimi giorni verseremo gli altri 200.000.